Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi parliamo di una fuore di melone seriale decisamente particolare. Non ho mai trattato questo argomento in un mio video, ma credo proprio sia giunto il momento di farlo. Oggi infatti parliamo di una donna di nome Sonia Caleffi, che è stata rinominata l'angelo della morte. Solitamente vengono chiamati così i medici, gli infermieri e le figure sanitarie, che al posto di prendersi cura dei propri pazienti, gli fanno del male fino a togliergli la vita. Queste persone commettono queste azioni dietro l'insospettabilità del camice bianco e soprattutto del proprio ruolo. In questo caso questi fuori di melone non hanno neanche bisogno di andare a cercare le loro vittime, in quanto sono esse stesse che si affidano a loro con l'idea di essere accudite e guarite. Oggi parliamo di un angelo della morte italiana, si chiama Sonia. È sospettata di aver fatto fuori dalle 15 alle 18 vittime, causando un'embolia gassosa tramite delle iniezioni ad aria. Ma prima di addentrarci nel vivo dei suoi crimini, come al solito facciamo un passettino indietro. Sonia Caleffi nasce a Como il 21 luglio del 1970. È l'unica figlia di un impiegato delle pompe funebri e di una casalinga. Sua madre si dedica alla casa a tempo pieno, ma in quella casa, solo con sua madre, Sonia non sta per niente bene. È una bambina fortemente sensibile e riservata e il suo rapporto con la madre è sempre stato conflittuale. Sonia ricorda la sua frase tipica che ripeteva dinanzi a lei quando era piccola, ossia: ma che ci sto a fare al mondo? Voglio farla finita. Purtroppo crescere in un ambiente in cui tua madre non fa nient'altro che esprimere la sua voglia di farla finita non è un ambiente sano. Per alcuni bambini può anche non risultare un problema, perché non c'è una regola. Ma per Sonia questa situazione ha pesato molto, e per di più suo padre, quando lei era piccola, faceva rappresentante, quindi partiva lunedì e tornava il venerdì. E di conseguenza Sonia in settimana stava sempre comunque con sua madre. E purtroppo la madre di Sonia non è affatto una persona gioiosa. Bensì Sonia la ricorda come una figura ingombrante e soffocante. La donna non è mai d'accordo con sua figlia. Crescendo, Sonia Caleffi si rende conto che si sta sviluppando più in fretta delle sue compagne di classe. Infatti a 12 anni si sviluppa del tutto, arriva al suo primo ciclo, inizia ad aumentare di statura e ad avere le prime forme che di solito hanno le adolescenti. A causa di questa sua condizione, che la rende diversa dalle sue coetanee, Sonia viene anche presa in giro a scuola. Ed è in effetti in questo periodo che Sonia inizia a stare poco bene. Sonia inizia a sviluppare una prima depressione. Arrivata ai 13-14 anni inizia anche a manifestarsi una malattia davvero difficile da sopportare e da sconfiggere sia a livello mentale che a livello fisico, e vi sto parlando dell'anoressia. Sonia inizia a non mangiare più, diventa sempre più scontrosa ed introversa. Questa situazione si protrae fino ai 15 anni, quando un medico le dice, senza mezzi termini, Sonia, se non riprendi ad alimentarti, rischi la vita. Sonia ha 15 anni, a 15 anni si è delle ragazzine, è ancora piccola. Di conseguenza inizia a curarsi e i suoi genitori la mandano in psicoterapia. È così che Sonia inizia un percorso di terapia psichiatrica in diverse strutture a Como provincia, che purtroppo non abbandonerà mai. Dobbiamo pensare che la fase di crescita dai 15 ai 20 anni è davvero di vitale importanza, e purtroppo per Sonia è stata fortemente compromessa, perché la ragazza deve affrontare molti problemi da cui peraltro non riesce neanche ad uscirne. Verso i 14 anni però per Sonia c'è una svolta, in quanto scopre la sua vocazione e la scopre in ospedale. Sonia è lì per sua nonna, che è molto malata e alla fine viene anche a mancare. Ma Sonia è fortemente affascinata dalle infermiere che stanno accanto a sua nonna fino ai suoi ultimi momenti di vita. Sonia, di conseguenza, capisce che è quello che vuole fare da grande. Nel frattempo, però, Sonia ha qualche problemuccio e il suo malessere inizia effettivamente ad avere luce. Se prima Sonia stava male internamente, ora a questo punto inizia anche a far fuoriuscire questo malessere e inizia facendo un po' delle scelte avventate, cambia spesso tagli di capelli, colore, talvolta i capelli se li taglia pure da sola facendo dei gran macelli. Il carattere di Sonia è sempre più volubile, però non abbandona assolutamente il suo obiettivo, ossia quello di diventare infermiera. E infatti l'idea di diventare infermiera per Sonia si trasforma in un lavoro concreto, in quanto diventa un'infermiera professionale nel 1993 all'ospedale Valduce di Como. Lavora nei reparti di chirurgia generale, endoscopia e pronto soccorso. E in effetti questo per Sonia sembra un periodo di svolta della sua vita, sembra un periodo positivo. In questo momento ha 23 anni e sposa un falegname di Crenobbio, il suo primo ed unico fidanzato, 6 mesi dopo averlo conosciuto. Ecco, penso che Sonia in questo caso abbia un po' bruciato le tappe. E infatti Sonia lo ammette di aver visto nel matrimonio una scappatoia, una via di fuga. Purtroppo il suo passo avventato si rivela essere davvero un errore fatale. Dopo un anno scarso quel matrimonio fallisce
e Sonia di nuovo si richiude totalmente in se stessa. Si dimostra sempre più insicura e si deprime davvero molto molto facilmente. Negli anni 2000 Sonia lascia l'ospedale di Valduce di Como per andare a lavorare, sempre nello stesso anno, al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Anna. La donna pare riprendersi dalla sua crisi solo quando va a convivere con un radiologo conosciuto sul posto di lavoro. A Tavernerio, in provincia di Como. Nel complesso residenziale in cui si trasferisce Sonia, le relazioni col vicinato sono davvero sporadiche e molto discrete. I vicini, tradotto in parole povere, si fanno bellamente i fatti loro. Però hanno raccontato che dal loro appartamento era facile sentire i latrati di un cane, ossia un Labrador, il cane di Sonia, e qualche volta i litigi e le urla che caratterizzano le discussioni che avvengono tra la coppia. Sonia è sempre in analisi, ha continui sbalzi d'umore, quindi non è affatto equilibrata. Questa situazione le rende anche davvero davvero difficile, quasi impossibile, sostenere dei turni di lavoro normali. E basta vedere il suo curriculum per rendersene conto. Nel 2001, come già vi ho detto, inizia a lavorare all'ospedale Sant'Anna. Nello stesso anno torna all'ospedale di Valduce, a Como. Dal 2 al 13 novembre la donna lavora nella casa di riposo e clinica Le Betulle, che si trova ad Appiano Gentile, in provincia di Como. Arriviamo al 2002, quando Sonia lavora per due diversi periodi alla casa di riposo di Albese Concassano, in provincia di Como. E in questo caso Sonia lavora anche nel reparto psichiatria. Spesso Sonia si assenta dal lavoro e presenta certificati medici di davvero poco conto. Pensate che arriva anche ad inventarsi la morte di sua madre per non andare a lavoro. Alla fine del 2003 questa presenza discontinua le fa perdere il posto. Sonia non è abbastanza costante, ha collezionato fin troppe assenze ingiustificate. Sonia ormai rimane sola, in quel momento non ha nessun uomo accanto a sé e qualcosa nella sua vita si rompe irrimediabilmente. La donna infatti, oltre alla nevrosi, all'incapacità di sostenere i turni di lavoro e una relazione di coppia stabile, aggiunge alla sua vita l'abuso di psicofarmaci. Sonia ovviamente già prendeva psicofarmaci, perché ovviamente aveva già dei problemi a livello mentale, ma da questo momento inizia ad andare oltre le prescrizioni mediche. Sonia ne abusa perché a detta sua voleva solo dormire, sparire e non esserci più con la testa. Arriva a condannarsi all'isolamento, sta a casa per mesi interi, uscendo solo quando è strettamente necessario. E poi ecco che arrivano i tentativi poco convinti di farla finita. Con poco convinti intendo che erano per lo più dimostrativi e sono segnali chiari. Sonia cerca di attirare l'attenzione di chi le sta intorno. Tra il 2002 e il 2004 commette effettivamente degli atti gravi ed inizia proprio il 4 agosto del 2002 quando si schianta con l'auto contro un muro. Sonia sostiene che quella sera voleva deliberatamente farsi del male. Non ne aveva idea del perché, ma nella sua testa aveva formulato questo pensiero: stasera esco e faccio un incidente. Aveva già anche programmato il posto, un muro alla salita Cappuccini nella provincia di Como. Sonia, arrivata al pronto soccorso, sostiene di non ricordarsi nulla e se la cava con qualche contusione e una settimana di collare cervicale. Questo però non blocca Sonia a tentare di farla finita. Siamo sempre nel 2002 e Sonia si fa dei tagli sulle tempie, ma anche in questo caso le ferite sono poco profonde, quindi Sonia non viene presa sul serio. L'anno dopo Sonia viene ricoverata al pronto soccorso con un taglio sull'avambraccio. Sostiene che era stato un paziente affetto da psicosi paranoide a colpirla con un coltello. E pensate che durante tutti questi eventi la donna continua a lavorare almeno fino al 2003. L'unico pensiero costante di Sonia è quello di tornare a casa e di andare a dormire, perché lo ammette lei stessa candidamente, in quelle condizioni non riusciva a fare nulla. Si chiude di nuovo in casa quindi per settimane, mesi, fino a quando nel settembre 2004 inizia a lavorare nell'ospedale Manzoni di Lecco. Sonia, che nel frattempo è sempre comunque in analisi, ha deciso di seguire il consiglio della sua nuova ed ennesima psichiatra. La sua psichiatra a quel punto le aveva caldamente suggerito di tornare a lavoro, perché altrimenti le cose sarebbero solo e soltanto peggiorate. È proprio in questo periodo che si verifica l'ultimo tentativo di farla finita di Sonia. È notte e Sonia cerca di iniettarsi dell'aria nelle vene, ma è un tentativo alquanto maldestro. Infatti la donna non riesce neanche a legarsi per bene il laccio emostatico e ci mette un'eternità per cercare la vena. Ad un certo punto Sonia è convinta di aver preso la vena, quindi è convinta di aver fatto la cosa giusta. Peccato che l'aria rimanga sotto cute e quindi anche questo tentativo di farla finita di Sonia non viene preso seriamente. I comportamenti gravi che Sonia presentava non erano di grande entità, ma avevano chiaramente a che vedere con delle problematiche riferite alla sua identità, riferite all'angoscia e sostanzialmente a un cattivo rapporto con la vita e la morte. Questi comportamenti non sono mai stati dei veri e propri tentativi di farla finita, ma era sicuramente proprio attraverso questi comportamenti che Sonia comunicava e di conseguenza era proprio attraverso questi comportamenti con cui Sonia si relazionava col prossimo. Peccato che non venga mai
mai presa sul serio neanche mezza volta. Torniamo un attimo al 2004. È l'8 novembre e Sonia lavora all'ospedale Manzoni di Lecco. L'orologio segna 12:18 e al pronto soccorso viene ricoverata Maria Cristina, una donna molto anziana, per la precisione di 99 anni, a causa di una bronchite con difficoltà respiratorie. Non sembra grave, ma la prudenza è d'obbligo. Di conseguenza la donna viene trasferita al reparto medicina 1. Le mettono una maschera per l'ossigeno, però la donna continua a lamentarsi. Arrivano le 14, c'è il cambio turno ed entra Sonia Caleffi. Dovete sapere che, almeno al tempo, ora non so più se è così, i reparti del Manzoni sono divisi per settori di diverso colore. E a Sonia viene assegnato il colore blu. La signora Maria Cristina è ricoverata nella stanza 29 e quindi Sonia sistema le soluzioni da iniettare in un carrello. Assieme ci sono delle siringhe ed una bombola d'ossigeno. Dopodiché l'infermiera entra nella stanza 29. Sonia invita i parenti di Maria Cristina a lasciare la stanza. Dice a tutti che è un'emergenza e che quindi devono uscire perché presto sarebbe arrivato il medico. Passano appena 5 minuti quando l'infermiera riapre la porta della stanza 29. È agitata, dice che c'è stato un problema e i familiari di Maria Cristina vedono davvero tanto sangue sulla divisa della donna. A questo punto i familiari di Maria Cristina entrano nella stanza 29 e notano che sia per terra che sul materasso c'è dell'altro sangue. Maria Cristina viene a mancare ufficialmente alle 15:40 per arresto cardiaco, ma quella è una morte inspiegabile, inaspettata e soprattutto imprevista. I familiari di Maria Cristina si scagliano contro quell'infermiera. In effetti Sonia ha un comportamento un po' strano dinanzi a questa tragedia, in quanto si dimostra realmente fredda, rigida. E i familiari della vittima sono convinti che quell'infermiera abbia commesso un errore davvero molto grave, causando la dipartita dell'anziana, purtroppo. Viene quindi richiesta da parte dei familiari della donna un'autopsia per capire cosa sia successo. Sul referto autoptico si legge fuoriuscita di bolle aeree da probabile embolia gassosa. Questo rapporto viene consegnato al tribunale di Lecco ed è il primo rapporto in cui appare l'opzione dell'omicidio. È possibile identificare un'embolia gassosa indotta nel momento in cui viene introdotta dell'aria in un accesso venoso. La bolla che si forma nel sangue risale attraverso le vene, fino ad arrivare al cuore, dove forma una sottospecie di tappo che impedisce al sangue di passare dal ventricolo destro ai polmoni. Le conseguenze che possono esserci cambiano dalla quantità d'aria e dalla velocità delle varie iniezioni. Torniamo quindi un attimo indietro, siamo sempre nella stanza 29. Sonia ha le medicine da somministrare a Maria Cristina su un carrello, e quella è chiaramente una procedura semplice e molto veloce. L'infermiera deve staccare la pompa della flebo, aprire il gomino ed iniettare la medicina con una siringa, per poi riattivare la pompa. È in quel momento che l'infermiera chiede ai familiari presenti nella stanza di uscire. Stacca quindi la siringa dell'antibiotico e ne prende una da 10 centilitri. La riempie d'aria e fa 5 iniezioni davvero molto ravvicinate nel tempo. Quando Maria Cristina inizia a rantolare, Sonia si ferma ed esce in corridoio per chiedere aiuto. Se i parenti di Maria Cristina non si fossero accorti di quanto era inadeguata quell'infermiera, probabilmente le indagini su Sonia Caleffi non sarebbero neanche mai partite. Sonia nel reparto in cui lavorava aveva due soprannomi. Uno davvero di cattivo gusto a mio parere, riferito alla sua magrezza. La donna aveva dei problemi di tal tipo. E quindi dare dei soprannomi a causa di una malattia di cui era vittima credo sia davvero assurdo e molto molto cattivo. Ma Sonia ha anche un altro soprannome: la maledetta. Ed in effetti Sonia sembrava davvero colpita da una maledizione, considerando che in tutti i suoi dannati turni succedeva qualcosa. O accadeva un'emergenza, o ancora peggio, alcuni pazienti venivano a mancare. E allora sì, forse è arrivato proprio il momento di cominciare a indagare. Inizialmente la polizia si pone un quesito. C'è una volontà nella condotta dell'infermiera sui decessi sospetti? Oppure i decessi erano avvenuti a seguito di comportamenti maldestri o per negligenza dell'infermiera? Nel secondo caso tutto sarebbe ricondotto a delle condotte di colpa professionale. La polizia quindi inizia a indagare sulla donna per capire dove abiti, i suoi orari, i suoi spostamenti e soprattutto che tipo di gente frequenti. Per raggiungere questo fine, Sonia viene anche ovviamente sottoposta a intercettazione telefonica. E la polizia sostiene che fin da subito è emerso dalle sue chiamate e dai suoi messaggi una personalità alquanto controversa. L'infermiera è solita comunicare con gli sms facendo capire in continuazione che sta soffrendo da tanto tempo di depressione, di determinati tipi di ansie e di problemi alimentari. I farmaci che usa li definisce lei stessa bombe da quanto siano potenti. La polizia più indaga su Sonia più si rende conto che sta svelando la personalità di una donna incredibilmente mendace. Fa credere tutto il contrario di ciò che è a chiunque parli ed ha anche versioni diverse a seconda delle persone che sente. Ciliegina sulla torta: la sua vita sentimentale è un vero e proprio disastro. Ha sposato un uomo degli anni 90 da cui ha divorziato meno di un anno dopo e poi ha sempre avuto relazioni instabili. Spesso aveva sia un compagno che un convivente che un amante e
vi erano parecchie persone che frequentavano a tempo perso la ragazza. Questa situazione ha chiaramente aiutato la polizia a costruire un quadro di Sonia abbastanza dettagliato. È impossibile non rendersi conto che Sonia non sia un soggetto del tutto normale. Il passo successivo della polizia è fare una perquisizione a casa di Sonia Caleffi. Gli inquirenti sono consapevoli che devono essere incredibilmente minuziosi. Nell'intenzione degli inquirenti, la perquisizione deve far breccia nel cervello di Sonia. Passano a setaccio quindi ogni singola camera, controllano ogni singolo oggetto. L'idea è quella di abbattere totalmente le difese di Sonia e di metterla a nudo cercando segreti reconditi in casa sua. Forse tra i suoi oggetti potrebbe esserci qualcosa che richiama gli strani eventi accaduti nell'ospedale in cui Sonia ha lavorato. La prima cosa che salta all'occhio appena si vede l'interno della casa di Sonia è l'incredibile disordine. È l'assurdo disordine che regna in ogni singola stanza. Ci sono vestiti accatastati ovunque e sporcizia. In cucina ci sono 3 lettiere per gatti e l'odore è tutto fuorché gradevole. In salotto sulla libreria sono presenti diversi testi scientifici, specialmente trattati di infermieristica. Ma non è finita qui. Nella libreria di Sonia vi sono anche tantissimi saggi sull'anoressia e saltano all'occhio soprattutto dei libri scritti da Fabiola De Klerk, che ho letto anche io. Infatti nella libreria di Sonia viene trovato ad esempio il libro di Fabiola De Klerk, Tutto il pane del mondo, che io ho letto e ho anche da qualche parte qui nella libreria, sepolto probabilmente. Ma oltre a questi saggi ci sono anche molti libri che parlano della morte e questi ultimi sono anche sottolineati in diversi passaggi. La donna evidenziava anche delle frasi particolari di libri totalmente comuni, ma che non avevano assolutamente il senso che lei voleva dare a quelle frasi. Ma in qualche modo Sonia riusciva a estrapolare quelle frasi dal contesto del libro per riportarle alla sua logica mentale ovviamente totalmente malata, che si basava su cercare riferimenti alla morte o più in generale al trapasso che vi è tra la vita e la morte. Tra tutto quel disordine gli inquirenti riescono anche a trovare dei foglietti sul quale sono scritti chiaramente dei numeri. Cosa mai potrebbero rappresentare quei numeri? Ebbene, quei numeri corrispondono a letti di ospedale assegnati a Sonia Caleffi. Ci sono anche dei foglietti singoli dedicati ad alcuni pazienti in cui la donna segnava le patologie e le cure. Poi però, accanto a quei nomi, ecco che si notano delle croci con un commento sul decesso del povero malcapitato. I poliziotti a questo punto si rendono conto che hanno abbastanza prove per portarla al commissariato e il loro fine ovviamente è far parlare Sonia per capire che cosa le passa in testa, e questo accade il 15 dicembre del 2004. Tuttavia Sonia ci mette a malapena 15 minuti prima di vuotare il sacco e dire tutto quanto. Sonia sostiene di aver, almeno in 5 casi, inoculato all'interno delle vene dei pazienti attraverso la flebo con delle siringhe 50 centilitri d'aria. Dopo aver confessato, la donna ripete in maniera chiara che si è tolta un peso dalla coscienza. Passa una settimana dall'arresto di Sonia Caleffi e il caso diventa di dominio pubblico. L'allarme si sente forte e chiaro tra le persone della zona. Siamo sempre a Como quando una donna scrive all'ospedale di Sant'Anna dove Sonia Caleffi aveva lavorato, sollevando una serie di dubbi sulla dipartita di una donna nel 2003. Vittorio Nessi, quindi il pubblico ministero, apre un'inchiesta perché si deve scoprire se l'infermiera ha colpito qualche altra volta. È necessario scoprire se nel suo passato vi sono altrettante ombre. Le indagini coinvolgono anche altre strutture ospedaliere pubbliche o private, dove ovviamente Sonia Caleffi ha lavorato. Vengono quindi riesumati i corpi di alcuni pazienti al Sant'Anna, alla clinica Bellaria e all'ospedale di Valduce. Si parla di 18 casi dubbi in cui i pazienti sono venuti a mancare a causa di un arresto cardiaco inspiegabile. Si cerca quindi tra le persone decedute per patologie respiratorie improvvise, dipartite che sarebbero compatibili con il modus operandi di Sonia Caleffi. Però c'è da dire che col tempo il livello di allarme cala. Infatti dalle statistiche emerge che negli ospedali in cui si è indagato, il numero delle morti nel periodo di attività di Sonia Caleffi non ha assolutamente subito improvvise accelerazioni. Intanto dalle varie autopsie non emerge assolutamente nulla. Nel frattempo Sonia Caleffi è rinchiusa nel reparto detenuti al 7° piano dell'ospedale Sant'Anna di Como, ossia nello stesso ospedale in cui si svolgono le indagini. Sonia è piantonata dalle guardie 24 ore al giorno, ha scarpe senza lacci e lenzuola di carta per evitare che faccia qualche gesto estremo. Ma soprattutto Sonia continua a negare di aver commesso altri crimini. E infatti il 28 novembre del 2005 l'inchiesta di Como viene archiviata e Sonia Caleffi di conseguenza colpito solo all'ospedale Manzoni di Lecco, sull'altro ramo del lago di Como. La donna, dopo l'arresto, dice parecchie cose. Inizialmente dice questo: innanzitutto devo dire che io ho un ricordo molto debole e offuscato di tutto quanto può essere successo, perché certe cose io non me le ricordo assolutamente. Cioè, intendo,
Questa persona non si riflette assolutamente in me. Non è la Sonia che conosco io. Ho dei flash, delle immagini come dei grandi buchi neri. Il mio stato d'animo, devo dire che in quel momento o in quel periodo particolare, era di... cioè, non stavo assolutamente bene psicologicamente con la mente, tutto. Stavo passando un periodo di profonda depressione. Ho agito d'impulso? Non ho avuto un vero e proprio impulso. Quando ho visto che la signora era già in condizioni critiche perché era già arrivata in reparto in condizioni critiche dal pronto soccorso con una prognosi che non avrebbe superato la serata, io mi sono ritrovata a somministrare la terapia che mi era stata data dal medico e poi ho questa immagine di me che inietto quest'aria. L'impulso è un impulso che non so esattamente né ricordare né definire. Cioè, sono completamente confusa. Non so. È come se qualcosa nella mia testa, una voce, mi dicesse appunto di prendere una siringa e di iniziare a iniettare aria col lago. Io, come non ho avuto premeditazione in questo caso, non l'ho avuto affatto contro me stessa né peraltro quando l'ho fatto contro gli altri. Era come se una persona entrasse in me e mi dicesse di fare quelle cose. Quella non ero io. Questo gesto era dettato da qualcosa nella mia testa che mi diceva «Dai, ancora, ancora, dai, le assicuro che non l'avrei mai fatto». In quel momento non esistevo altro che io, quella signora e il fatto di fare questa cosa. Avevo questo martellamento mentale che mi diceva «Continua ad andare avanti, ripeti fin quando non vedi che sta male, fin quando non vedi che succede qualcosa». Inoltre devo ammettere che mi prendeva davvero una sorta di ansia di fare le cose più velocemente, in quanto, al di là dei pazienti che c'erano, poteva entrare anche il medico per vedere come andava la situazione, piuttosto che la caposala o una mia collega. Si sapeva che questa donna era in condizioni critiche e poco dopo era passata a miglior vita. Praticavo queste manovre per creare una maggiore situazione di gravità nel paziente o nella paziente, in modo tale che intervenissero i medici anestesisti piuttosto che altri specialisti che avevano bisogno di personale e quindi dell'infermiera che passasse il farmaco giusto nella quantità giusta. Però, di fatto, in tutte queste circostanze che si sono venute a creare, io, poi, mi sono messa sempre da parte, mi sono limitata ad osservare. Dopo un po' Sonia Caleffi inizia anche a raccontarsi, a parlare di sé, e dice questo: «Ho la necessità di qualcuno che constati che ho fatto bene una cosa. Se ciò non avviene, provo rabbia e mi sento ferita, specialmente nell'orgoglio. Mi sento come un cane bastonato. Invidiavo chi aveva una storia o un'amicizia. Invidiavo chi riusciva, chi aveva successo. Chi sembrava avesse più di me e fosse più capace di me. Spesso e volentieri ho reagito con un atteggiamento riservato di quella che si mette in disparte e se la tira un po'. E invece invidiavo chi riusciva ad avere una vita normale». Continua successivamente dicendo: «Mi sono sempre sentita inferiore, inadeguata. Mi vedo brutta fisicamente. La mia è un'immagine che non si sente mai accettata e all'altezza». E fuori di melone come Sonia, l'FBI le ha categorizzate come angeli della morte. Come vi ho detto all'inizio video, sono delle figure sanitarie che fanno del male ai loro pazienti piuttosto che curarli. Le motivazioni di queste personcine un po' fuori di cotenna sono principalmente narcisistiche. Il narcisismo indica un tratto di personalità del soggetto in questione quando gli interessi e le emozioni sono totalmente rivolti verso se stessi e non verso gli altri. L'idea di mettersi in una condizione speciale e di ricevere l'attenzione di chiunque dona a queste persone l'idea di fare qualcosa di straordinario e di essere quasi Dio. Inizialmente il profilo di Sonia Caleffi può rientrare tranquillamente in ciò che l'FBI ha definito angeli della morte, ma su di lei viene aggiunto anche un altro disturbo e si parla di sindrome di Munchausen. La sindrome di Munchausen è più che altro un concetto generale che si basa sulla menzogna patologica. Ma all'interno di questo disturbo ci sono persone che per avere attenzione pretendono, desiderano e costruiscono una realtà che si basa sull'essere malati, sull'avere problemi di salute. Pensate che in America gli ospedali più importanti hanno direttamente un elenco di queste persone, in quanto quando arrivano per farsi ricoverare vengono immediatamente allontanati dall'ospedale, perché quelle persone sono solite raccontare bugie sul loro stato di salute. Poi esiste la sindrome di Munchausen per procura. Chi soffre di questo disturbo costruisce una malattia immaginaria su un altro soggetto, col fine di poterlo assistere e per farlo stare meglio. In questi casi pensate che ci sono addirittura delle madri che inventano e pretendono che il loro figlio abbia qualche malattia. Si parla anche spesso di cancro. E queste persone pretendono che il figlio venga trattato con dei farmaci specifici di cui però non ha bisogno. Questi farmaci inizialmente gli fanno male, ma su lungo periodo possono anche portare ad una fine tragica, purtroppo. Quindi queste persone pretendono, desiderano e costruiscono una realtà in cui gli altri siano disperati e sofferenti, vicini alla morte, e di conseguenza loro, agendo per coloro che soffrono, possono sistemare la situazione e quindi salvarli dalle loro sofferenze. Per riuscire a fare questo per lungo tempo, queste persone
persone devono comunque per forza continuare a costruire delle bugie. E sicuramente il pensiero di un'infermiera a contatto con gli anziani possa avere questa rappresentazione è un dubbio più che lecito. Su Sonia Caleffi ovviamente viene fatta una perizia psichiatrica ed esce fuori dalla diagnosi che la donna soffre di disturbo borderline della personalità. Questo tipo di disturbo appare nella prima vita adulta e rimane per sempre. Ci sono una serie di sintomi che caratterizzano questo disturbo, ovviamente, come la paura disperata di rimanere da soli, o ancora l'oscillazione tra sentimenti di idealizzazione e di svalutazione. Sonia quindi presenta un io fragile, ha una mentalità disturbata e probabilmente ha provato ad essere qualcuno di importante proprio attraverso i suoi crimini. Però, nonostante tutti questi problemi che le vengono attribuiti, Sonia Caleffi è considerata in grado di intendere e di volere. Il 14 dicembre del 2007 viene condannata per 5 omicidi e 2 tentati omicidi. Deve scontare 20 anni nel carcere di San Vittore. Questo verdetto ovviamente ha suscitato una gran rabbia nella famiglia delle vittime. Arriviamo al 3 marzo del 2008, quando la Corte d'Assise d'Appello di Milano le conferma la condanna a primo grado di 20 anni di reclusione, anche se il procuratore generale aveva espressamente chiesto l'ergastolo. Ma il rito abbreviato ha ridotto la sua condanna. È verità però che il 25 ottobre del 2018, dopo aver scontato 14 anni di carcere, Sonia Caleffi viene liberata. Questo caso a me ha colpito soprattutto per lo stato mentale in cui Sonia è stata dall'inizio della storia fino alla fine. È possibile che un'infermiera con così tanti problemi possa stare in corsia a gestire pazienti come se nulla fosse? Un'altra cosa che ho trovato alquanto assurda è come questa donna abbia davvero lanciato dei segnali evidenti che nessuno ha colto. Ok, non ha mai tentato realmente di farsi fuori, però ha fatto dei gesti abbastanza importanti, pericolosi, senza contare il fatto che mancava spesso da lavoro e le sue condizioni mentali la portavano a non riuscire neanche ad alzarsi dal letto. Eppure la donna lavora in corsia fino a quando non viene scoperta. Questo direi che è l'aspetto che mi ha più colpito di questo caso. Per quanto riguarda la condanna, io la penso così. Se una persona colpevole riesce ad essere riabilitata nel periodo di detenzione, a mio parere è una buona cosa che possa tornare a vivere una vita. Inoltre non dobbiamo dimenticare che Sonia presentava davvero diversi disturbi della personalità. E quindi la mia domanda è: la colpa è di Sonia Caleffi che presentava tanti disturbi della personalità, oppure la colpa è di chi l'ha assunta più e più volte senza informarsi nella sua condizione di salute? Oppure sapendo la sua condizione di salute ma fregandosene altamente? Fatemi sapere in ogni caso voi cosa ne pensate di questo caso, cosa ne pensate di Sonia Caleffi, ma soprattutto cosa ne pensate della sua condanna, perché io penso questo, ma voi potete pensare quello che volete e se avete voglia potete scrivermelo qua sotto. Detto questo, io ho finito di sproloquiare in questo video, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene.